troviamo all'interno della sezione sicurezza passiva del Laboratorio di Sicurezza dei Trasporti del Politecnico di Milano, nel campus Bovisa in via Durando. È situato in una zona industriale storica della città di Milano e questo edificio infatti faceva parte della Ceretti e Tanfani ed era l'edificio dove venivano intrecciati i cavi ed è questo il motivo per cui la grande estensione del capannone ha permesso di realizzare il nostro laboratorio. In questo laboratorio ci occupiamo dello studio della sicurezza passiva che riguarda tutte quelle attività ingegneristiche che possono essere messe in gioco per ridurre il rischio di lesioni per gli occupanti di un mezzo di trasporto, che può essere un'autovettura, un elicottero, un treno, un tram o una motocicletta. In senso più esteso, come occupante si considera anche, ad esempio, una parte di elettronica che deve essere protetta durante un urto in quanto posizionata al di là di una paratia che viene impattata. All'interno del Politecnico, la sicurezza passiva nasce alla fine degli anni 60 con l'attività del professor Giavotto, che è stato il fondatore di questo laboratorio, che rappresenta sicuramente una realtà unica nel suo genere, non solo in Italia, ma anche all'estero. Lo studio della sicurezza passiva si affronta con diverse metodologie. Abbiamo a disposizione tutta una serie di attrezzature che ci permettono di valutare il comportamento di strutture che vanno dal singolo componente fino a veicoli o velivoli in scala reale. Oltre all'attività sperimentale è poi presente una parte di attività numerica che con una notevole sinergia permette di affiancare e ampliare i risultati delle attività sperimentali svolte all'interno del laboratorio. Le tipologie di prove sono tipicamente prove di assorbimento di energia in cui un componente o la struttura completa come il telaio da formula viene accelerato e poi viene distrutto dinamicamente andando a valutare il suo comportamento durante l'urto. A titolo d'esempio vediamo una prova realizzata su un componente utilizzato ampiamente come dissipatore di energia all'interno delle autovetture o nei sistemi di ritenuta stradale. Il componente verrà compresso dinamicamente dalla slitta, verrà registrata l'accelerazione applicata alla slitta impattante e osservata la modalità con cui questo componente collassa. Dovrà essere una modalità controllata e progressiva e le accelerazioni sviluppate e applicate alla slitta dovranno essere al di sotto dei limiti di tolleranza per un eventuale occupante seduto sulla slitta con ovviamente un sedile dedicato. Abbiamo poi le prove in decelerazione che coinvolgono invece quelle componenti che non sono direttamente coinvolte nell'impatto ma che ricevono gli effetti dell'impatto, quali ad esempio i sedili delle automobili o dei velivoli che non vengono direttamente distrutti durante l'impatto ma subiscono le accelerazioni trasmesse dal telaio. E quindi in questo caso i sedili vengono installati su delle slitte speciali che vengono decelerate in maniera molto violenta per riprodurre l'effetto dell'impatto. Abbiamo poi le prove di bird impact, che sono degli eventi sempre più diffusi in ambito aeronautico che possono rappresentare un rischio molto grande per i velivoli, in quanto i carichi che un volatile può applicare a una fusoliera di un aereo sono dell'ordine delle decine di tonnellate concentrate su pochi centimetri quadrati. All'interno del nostro laboratorio abbiamo un cannone con cui effettuiamo questo tipo di studio utilizzando dei volatili realizzati con delle gelatine balistiche che riusciamo a lanciare con velocità prossime a quelle del suono. Abbiamo poi tutta una serie di attività sulla certificazione dei carrelli di atterraggio che vengono realizzate con torri di caduta speciali come quelle che ho alle mie spalle. È importante osservare che tutte queste attività tendono alla riduzione del rischio di lesione, ma non potranno mai eliminare il rischio di lesione, in quanto lo stesso impatto può avere conseguenze completamente diverse a seconda dell'occupante. In questo laboratorio svolgiamo attività in collaborazione con moltissime aziende che rappresentano sicuramente le eccellenze nel campo dei trasporti, che vanno dalla progettazione, alla certificazione di prodotti che poi si ritrovano sulle nostre strade o installati su autovetture o
velivoli o elicotteri, per arrivare fino alla ricostruzione di eventi catastrofici, modellazione del corpo umano in collaborazione con l'Università Bicocca o col Trauma Center del San Gerardo di Monza e di Niguarda. In conclusione, siamo felici di ospitarvi nel nostro laboratorio e di potervi mostrare le attività che svolgiamo al suo interno.